Siamo qui con Fortunato Marciano. Fortunato, è stata una partita difficilissima, l'avevate detto alla vigilia di questa partita, e sarebbe stata dura perché incontravate una formazione che sicuramente, come ha dimostrato oggi in campo, gioca bene, però avete dato battaglia comunque fino all'ultimo. Forse da rimproverarvi un pochino di cattiveria, forse quell'esperienza che manca ai più giovani. No, forse cattiveria in alcuni elementi ce l'abbiamo messa fin troppo, visto che abbiamo avuto un giocatore espulso all'inizio, al primo tempo, sì, il primo tempo, per troppa foga forse, forse a volte i giovani devono in certe cose ancora avere un po' di esperienza, perché un giocatore valido come Francesco nel suo ruolo, comunque, sapevamo, come detto ai tuoi colleghi, che sarebbe stata una partita difficile, l'avevamo preparata bene. Ci siamo andati bene, studiato bene gli avversari, ci è mancato qualcosa in attacco, perché vabbè, parte un po' alla fine, 26 gol, alcuni contropiedi, abbiamo tenuto in difesa abbastanza bene, in attacco nel momento in cui hanno cominciato a marcare l'uomo il nostro straniero Milos, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel trovare conclusioni facili, sono state molte conclusioni affrettate, forzate, poi il portiere loro ha parato molto e quindi il risultato è questo. Proprio questo intendevo, magari con quell'esperienza che manca, magari la possibilità di crearvi alternative. Abbiamo visto nel finale, ad esempio, proprio tu hai segnato diversi, almeno un paio di gol partendo dal laterale. Forse avreste potuto sfruttare un po' meglio questa opzione, una volta che avete visto Filic impossibilitato a giocare come può fare di solito. Sì, vabbè, le soluzioni, ecco, dalla parte mia sono arrivate, alcune le ho messe dentro, altre no, perché dai, il mio ruolo è un'ala un po' atipica, ala destra, contromano, è un po' difficile trovare dall'ala a volte gli spirali giusti per segnare. Poi ovviamente col portiere loro che oggi ha parato, l'ala destra è un po' difficile, qualche soluzione l'abbiamo trovata, pure da 6 metri, passando al pivot qualche rigore siamo riusciti a conquistarlo. Da questa parte, ecco, dove giocava Milos, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel liberarci e nel trovare soluzioni insomma, libere, molte forzature, molte palle perse. Alla fine il risultato forse è un po' troppo, i 7 gol di scarto, però ci sta, ci sta. Si può imparare qualcosa comunque da questa sconfitta? Io vorrei porre l'accento su un dato che abbiamo visto in telecronaca assieme anche al direttore sportivo Matarazzo: l'intensità del Conversano a ritornare subito indietro e a tornare subito in marcatura quando ha appena perso un pallone in attacco. Abbiamo visto invece tante volte subire, voi avete subito tanti gol in contropiede, anche a volte in 2, 3 contro 1, se non proprio contro il solo portiere. Ma sì, sai, quando si vince si trovano energie, si corre, stessa cosa noi a Benevento, quando stavamo sopra, energie ne abbiamo avute fino al 60esimo. Noi abbiamo corso, è stato un po' alla fine che abbiamo un po' mollato, quando abbiamo visto che non si riusciva ad avvicinarsi troppo. Poi loro hanno giocatori giovani che corrono, io a 46 anni stare appresso a volte a questi ragazzi ce ne metto un po', però sono partite che ci servono per fare esperienza, cominciamo adesso il girone di ritorno, cerchiamo di fare qualche punto in più per raggiungere zone un po' più alte della classifica. Cercare di migliorare nel gioco e ripeto, di dare qualche soddisfazione in più al nostro pubblico. Sono qui con Mister Onelli. È stata una partita complicata, lo sapevate già alla vigilia. Come giudica la prestazione dei ragazzi dopo una sconfitta che è arrivata, come ha detto il vostro giocatore Marciano, forse con un divario un po' immeritato? Sì, il divario potrebbe essere eccessivo, ma contro queste squadre bastano 2 minuti di smandamento che ti danno il distacco, quindi lo sapevamo, abbiamo tenuto bene soprattutto in difesa al primo tempo, 12 gol non sono molti,
però ne abbiamo fatti pochi, dal momento in cui hanno preso Avumo Filic, come al solito abbiamo avuto problemi e dobbiamo migliorare lì, insomma, quando ci prendono Avumo il giocatore migliore, gli altri devono fare il loro perché non possiamo dipendere sempre e solo da un giocatore. Quali possono essere quindi le alternative proprio quando capita una situazione del genere? Abbiamo visto ad esempio in un certo punto della partita Filic cambiare quasi di posizione per permettere, diciamo, l'accavallamento, lo scambio con quelli due del terzino di mano dall'altra parte per cercare conclusioni magari più pulite. Sono queste le strade, magari tentare qualche conclusione maggiore dagli esterni, non so con che idea esce da questa partita per risolvere il problema dal punto di vista offensivo? Sì, no, loro sanno benissimo, cioè, cosa dobbiamo fare durante la partita quando lo prendono uomo. Noi abbiamo Albert, ad esempio, che è un terzino sinistro, anche se lo stiamo adattando a destra per esigenze della squadra, ma quando sposto Filic a destra è proprio per sfruttare le capacità di Albert nel suo ruolo a terzino sinistro. Dal momento in cui anche lui fa fatica, allora ecco, perdiamo i terzini e dobbiamo trovare altre soluzioni. L'abbiamo trovato un po' con Panariello pivot, un pochino dalle ali, anche se abbiamo sbagliato dei tiri. Diciamo che mettendo già 3-4 palle dall'ala dai 6 metri siamo già sotto di uno, insomma, sotto di due finisce questa partita, quindi già quello fa capire che il potenziale c'è e anche il modo di giocare non è sbagliato. Bisogna essere più concreti e quantomeno quando arriviamo al tiro dei 6 metri cercare di metterla dentro. Lodato all'inizio, cioè alla vigilia di questa gara, aveva detto che sarebbe stata fondamentale per capire quali saranno gli obiettivi di entrambe le squadre. Riferendosi in particolare al Gaeta, ha detto per sapere se potremo giocarcela per i playoff o se dovremo puntare a una salvezza tranquilla. Arrivata una sconfitta, l'obiettivo a questo punto diventa quello di ottenere una salvezza quanto più tranquilla possibile, o lei comunque spera in qualcosina di più? Beh, a Magari proprio a questo partire dalla punto prossima gara che si ritorna in casa di nuovo contro l'Enna e la prima vittoria del vostro campionato è stata. sì. Vabbè, a questo punto è inutile fare tanti calcoli, è abbastanza evidente i valori quali sono, i valori in campo. Sulla carta e siamo un pochino sotto a queste squadre che sono come Città Sant'Angelo, Conversano, Fondi, Siracusa e Fasano. Loro sono più o meno allo stesso livello, poi sotto ci siamo noi, Lazio, Benevento ed Enna, quindi l'obiettivo nostro è stare sopra queste ultime tre che ho citato, cercare di mantenere più a lungo questo e di dare fastidio a una di queste squadre che sta sopra di noi e toglierci qualche soddisfazione come con Città Sant'Angelo in casa, ma non sarà facile per nulla la partita di sabato prossimo con l'Enna ad esempio, non sarà certo una passeggiata perché loro hanno bisogno di punti, verranno qui affamati e se non siamo pronti possiamo solo fare brutte figure. Improvvisamente mi sento un po' puffo perché vicino a me c'è Mister Tarafino. Mister, è arrivata una bella vittoria importante perché chiarisce che per giocarvi il campionato, comunque per ottenere un posto sicuro ai playoff, ci siete anche voi. Sì, per noi sono tutte partite importanti alla stessa maniera. Ho detto prima al vostro collega che dobbiamo giocarci ogni partita come se fosse una finale, così lo stiamo facendo, anche forse qualche volta con qualche tensione, nervosismo in più, però è così poi che arriveremo preparati per le partite, quelle con le avversarie che ci stanno di sopra, perché là in campo l'avremo la tensione e di conseguenza bisogna avercela anche in queste partite, non lasciare andare nulla. E ora per noi arriva un periodo importante, abbiamo diverse partite difficili, giocheremo col Fondi e col Città Sant'Angelo che sono le nostre avversarie, giocheremo fuori casa, e in casa avremo altre due partite contro Siracusa e Fasano che ci stanno di sopra, quindi parte tutto da adesso il campionato per noi. I segnali comunque che avete dato su questo parquet sono stati abbastanza incoraggianti perché abbiamo visto una squadra che nonostante sia giovane ha degli elementi che sono da Serie A e vedete, soprattutto abbiamo visto un gioco svilupparsi non solo in maniera molto veloce e avvolgente ma anche molto molto ragionata. Abbiamo visto ad esempio tre pallonetti di uno dei vostri giocatori che hanno beffato più volte il portiere, segno che nonostante la frenesia apparente c'è un calcolo e un ragionamento ben preciso. Sì, stiamo lavorando parecchio proprio per questo, per riuscire a essere più sicuri, più concreti e
e fare meno errori, soprattutto in fase d'attacco. La difesa comunque la stiamo mantenendo buona in tutte le partite. Quello che ci manca è un poco questa continuità nelle azioni in attacco. Alterniamo molto, un bellissimo gioco, bellissime azioni, a invece altre azioni meno belle, con degli errori grossolani, dovuti anche alla giovane età, al fatto che questi ragazzi stanno maturando, devono ancora crescere e arrivare alla completa maturazione. Magari dovute anche al fatto che se tornano così velocemente in difesa dopo ogni azione offensiva, magari a un certo punto, facendosi avanti e indietro tutto il campo, manca un pochino di lucidità, potrebbe capitare. Sì, anche questo sì, stiamo cercando di aumentare un po' con la velocità del gioco e voglio anche coinvolgere gli altri elementi della panchina proprio perché servono in certi frangenti, serve avere una rosa più ampia, più completa per dare proprio fiato ai titolari. Adesso avete la possibilità di rifiatare perché avete un turno di riposo così come vi è capitato proprio all'inizio nella prima giornata di questo campionato. Salterete la prima di ritorno, diciamo, dal punto di vista nominale, poi ritornerete in campo con un po' più di benzina in corpo, pronti a dire la vostra, anche perché, come ha detto lei, il girone di ritorno sarà effettivamente il momento della verità per voi. Sì, ci aspetta un girone di ritorno difficile, non dobbiamo farci prendere troppo dall'entusiasmo perché ora arriva il bello, ora ci giochiamo l'obiettivo che ci eravamo prefissi a inizio campionato, che è quello di arrivare nelle prime quattro, di riuscire a entrare nella zona playoff e non è una cosa facile.